troviamo qua sul sacrato della chiesa parrocchiale di Aurano, comune che a oggi conta poco più di una centinaia di residenti. Era un comune che fino a metà degli anni 900 si affidava al proprio lavoro soprattutto sulla pastorizia e sull'agricoltura. Un dato interessante per far presente che era una comunità veramente ampia sono i dati statistici delle residenze del fine 800, primi 900, dove questo comune contava più di 1200 abitanti. Questo lo si vede anche dal patrimonio immobiliare che abbiamo sul nostro territorio, che è veramente vasto. C'è Aurano, la frazione di Scareno, c'è tutta una serie di alpeggi che erano le seconde case di un tempo, e insieme all'amministrazione di Aurano abbiamo iniziato a interpretare un percorso diverso che guarda un po' al futuro del territorio e non al passato senza futuro. Abbiamo subito nei primi anni individuato un documento, un progetto che si chiama Progetto Ritornare. I progetti sono strutturati in tre fasi: la fase di attrattività, la fase turistica, la fase agricola. La seconda fase riguarda la parte turistica, il progetto Communitaire, che ha fatto sì che una serie di elementi storici, culturali, di tradizione del Comune di Aurano sono stati ripresi dagli intervistati, dalle persone che hanno partecipato al progetto, e questo ha creato anche un elemento turistico per noi. Noi lo vogliamo vivere più come un qualcosa che sia per l'esterno che non per l'interno. Piaggia è un alpeggio della Val Intrasca nel territorio del comune di Aurano, raggiungibile in un'ora di cammino dalla frazione di Scareno. Dalla volontà di un gruppo di figli e di nipoti dei vecchi alpigiani, nel 2013 è nata un'associazione, Il Dragone di Piaggia. La nostra finalità è quella di preservare e valorizzare l'Alpe e il territorio. Abbiamo quindi aderito con convinzione al progetto delle mappe di comunità e alle iniziative legate a Communitaire e Communitour. In questi anni di lavoro insieme abbiamo rinsaldato conoscenze e amicizie con altre associazioni. Abbiamo scambiato informazione venendo a conoscenza di fatti e manufatti anche del nostro territorio di cui non avevamo forse mai avuto l'occasione di avere notizie. La prospettiva di un ecomuseo e la creazione del parco letterario dedicato a Nino Chiovini, che delle Valli Intrasca ha tramandato storie, fatica ed emozione attraverso i suoi libri, si intrecciano a nostro parere in modo armonico con tutto ciò che i 10 comuni e le associazioni facenti parte dei Communitaire stanno portando avanti da alcuni anni.